Allora, incontro del 4 dicembre, continuiamo un percorso che abbiamo iniziato nel mese di ottobre con Fabrizio Barca parlando di disuguaglianze sociali, e la presenza di persone come Luigino Bruni e Rosy Bindi va proprio in questa linea. E abbiamo pensato all'idea proprio di dare uno sguardo all'economia con gli occhi di Don Lorenzo Milani. Don Lorenzo Milani dice, ha detto in un incontro Luigino Bruni, avrebbe guardato con gli occhi del povero mendicante che mangia le molliche sotto il tavolo dei ricchi durante il pasto. Questo è l'occhio con cui noi andiamo a organizzare questo incontro. Quindi con la crisi che il capitalismo e con il mercato e con il consumismo che ha portato, c'è un libro molto recente che viene dall'America che dopo un secolo in cui la mortalità era diminuita dall'inizio degli anni 2000 fino al 2017, prima del Covid, c'è un aumento di una mortalità molto alta nelle persone dai 45 ai 54 anni. Questo a testimoniare che sono morti, il libro si intitola Morti per disperazione, non sono morti dovute soltanto a malattie, ma sono prevalentemente morti dovute proprio alla mancanza di lavoro, alla mancanza di una vita vissuta bene, problemi derivanti soprattutto dall'alcolismo, dalle dipendenze, perché quando si vive male poi si cade anche in queste situazioni. E questo è il messaggio che noi vogliamo dare. Dobbiamo cercare di costruire un'economia diversa, il sottotitolo proprio parla del passaggio da un capitalismo che sta creando disastri a un'economia civile. Non è una teoria economica che nasce oggi, guardate, nasce alla fine del Settecento nell'illuminismo napoletano, nasce la figura di Genovesi che oltre a trattare il tema giustamente del mercato, però parla anche che l'economia deve comunque pensare anche al bene comune, ci deve essere una riscoperta del bene comune, tant'è vero che queste cose le dice molto chiaramente anche l'articolo 41 della nostra Costituzione. Quindi ci deve essere una riscoperta di un'etica anche nella produzione, anche nel modo di consumare, nel modo comunque di vivere il mercato, e noi vorremmo iniziare questo cammino attraverso una persona veramente capace, che fa dell'economia, che è un economista, ma che tratta questi temi anche alla luce del Vangelo. Cioè, Luigino Bruni è la persona che ha dato vita all'economia di Francesco, cioè questa esperienza bellissima di oltre 2000 giovani di tutto il mondo che hanno esperienze di economia, che sono economia di comunione, in cui c'è una condivisione, oltre naturalmente al profitto e a quello che deve essere anche la capacità imprenditoriale che devono avere le persone che fanno questo mestiere. Quindi ecco, questa è la logica, e chiediamo veramente non soltanto al mondo cattolico, al mondo dell'impresa, al mondo dei sindacati di venire il 4 dicembre, perché avranno l'occasione veramente di una persona con cui potersi confrontare in modo molto ampio. Insieme a lui Rosy Bindi, che è la presidente del comitato del centenario in occasione di Don Milani, ma è anche una figura molto aperta e che segue molto questi temi, e siamo veramente convinti che sarà una bellissima occasione per tutti.